Benvenute ragazze, ciao! Allora, oggi sono qui per fare un video tag che sta girando in questo periodo su YouTube e che mi è piaciuto davvero molto. Mi è piaciuto perché è davvero un'idea carina da fare, secondo me. Allora, il video tag, come da titolo, è il video tag appunto della femminilità al naturale, quindi mostrarsi completamente struccate e parlare un po' appunto di questo argomento. Penso che sia un argomento assolutamente interessante per chi come me, come voi, amiamo molto il make-up e siamo veramente persone che ci tengono all'immagine, perché di solito chi è molto amante del make-up comunque tende ad avere anche dà una certa importanza comunque all'immagine di se stessa che vuole dare agli altri. Almeno io mi sono fatta questa idea, insomma. Allora, non inizierò questo video dicendovi: oh mio Dio, non vi spaventate, oddio, adesso vedete la mia faccia senza trucco, per favore, vietate i deboli di cuore o quant'altro. No, non inizierò io questo video dicendo questo perché semplicemente la mia faccia è questa e quindi ci posso fare ben poco. Allora, questa è la mia faccia completamente struccata. Non credo mi abbiate mai visto completamente struccata. Penso mi abbiate visto con gli occhi completamente struccati quando giro i tutorial e col viso senza trucco, ma con gli occhi truccati quando ho girato un paio di video. Un paio di video sul fondotinta, ma non mi avete mai visto con la faccia completamente struccata. E semplicemente il motivo perché ho detto: giriamo questo video, faccia struccata, ma sì, ho fatto 30, facciamo 31. Sono anche in pigiama, vi faccio vedere. Ho il mio pigiamino di Hello Kitty, quindi sono proprio in tenuta comoda da casa. Ho detto: ma sì, dai, facciamola. Se bisogna farla sporca, facciamola sporca del tutto. Ho anche gli stivaletti pelosi che uso per stare in casa, questi. Pelosotti per stare in casa, quindi sono proprio in tenuta antisesso, come la chiamo io. Vabbè, Fabio non si può lamentare, me li ha regalati lui questi stivaletti, quindi chiudiamo questa parentesi. Allora, scusate, mi rimetto comoda. Dicevamo, quindi, femminilità naturale. Allora, a me, vi dico subito, non mi piace farmi vedere tanto, senza trucco. E ora, rispondendo un po' alle domande di questo tag, capiremo insomma il motivo. Passiamo alla prima domanda. Allora, la prima domanda è: ti senti a tuo agio così? La risposta è: ci ho pensato molto. E la mia risposta è nì, né sì né no. Ora vi spiego perché. Il fatto che io non ami farmi vedere senza make-up, perché vi ho detto spesso che a me non piace uscire senza essere truccata, quant'altro, sto struccata solo in casa, se vado dal mio ragazzo, anche lui mi vede sempre struccata, quindi non è un problema il farmi vedere, insomma, perché voglio apparire, non voglio essere sempre perfetta, ecco. Non mi piace più che altro girare senza trucco, perché? Perché io ho dei gravi problemi di pelle, se vedete ho una quantità di discromie quasi imbarazzante, nel senso che qua ho tante lentiggini, però il mio problema è che io ho la pelle acneica, quindi tendo ad avere parecchi brufoli durante l'anno e il mio problema è che un brufo dopo un mese che ce l'ho sul viso, quindi oltre a perdurare abbastanza sul viso, la macchia che poi si lascia dietro, per sparire ci mette una quantità industriale di tempo, tipo ci mette altri 3-4 mesi ad sparire la macchia del brufolo. Quindi il problema è che io ho sempre brufoli, macchiette che si alternano. E a me questa cosa fa davvero, mi pesa davvero tanto, perché chi non ha problemi di pelle non può capire quanto sia imbarazzante avere una pelle così. Perché è davvero, a me fa sentire davvero a disagio, mi fa sentire come se fossi sempre poco pulita, come se avessi queste cose, questa infezione, non so, mi dà un'idea proprio di poco pulito, per quanto sia una persona che lavo il viso mattina e sera, appena torno a casa mi strucco subito, quindi non sono una persona che per dire va a letto struccata anche se arriva alle 6 di mattina, no, piuttosto guarda, mi spererei, non andrei mai a letto truccata, io so quanto tengo la pulizia del mio viso. Il problema è appunto che a me quest'idea visivamente mi dà l'idea di non so, di poco curato, di poco pulito, quindi non mi piace che le persone vedano la mia pelle al naturale. Questo però è un problema che si pone solo d'inverno, perché io ho la grandissima fortuna che d'estate con il sole, prendendo il sole, la mia pelle si pulisce tantissimo. I brufoli si asciugano, mi vengono fuori tantissimi lentiggini, quindi il mio viso, diciamo, sì, diventa più omogeneo, sì, ok, ho tante macchioline appunto dovute dalle lentiggini oppure dai macchiolini di brufoli che rimangono, però la cosa mi imbarazza sicuramente molto meno. Quindi d'estate io non mi vergogno ad uscire così. Quindi la mia risposta alla prima domanda è nì, perché d'inverno mi imbarazza, cioè non mi fa sentire a mio agio, non mi sento a mio agio senza trucco d'inverno, mi imbarazza davvero molto. D'estate invece no, non ho alcun problema, vado in piscina, tutto, non, ovviamente tutta struccata, completamente struccata e non mi sento minimamente imbarazzata proprio perché la mia pelle veramente fa un salto di qualità con la bella stagione e quindi non ho problemi a farmi vedere senza trucco, non mi sento a disagio, ecco. La seconda domanda è: staresti fuori così tutto il giorno? Risposta sincera:
La risposta sincera è di nuovo ni, perché appunto per me dipende tanto dalle stagioni di cui stiamo parlando. D'inverno, no, vi dico già di no. A volte, cioè, se devo uscire la mattina, andare un'ora in posto, andare a prendere una cosa, non me ne frega niente, metto la sciarpa, le mie cose e vado. D'estate senza problemi, sì, non mi fa problemi proprio farmi vedere col mio viso al naturale, proprio perché non mi sento a disagio, no? Non mi sento così, la pelle è così brutta da non dover uscire. Quindi potrei stare tranquillamente, per dire appunto se vado in piscina o al mare, parti la mattina, torno in tardo pomeriggio, quindi sto tutto il giorno fuori senza niente e non ho alcun problema, non mi dà alcun fastidio. E cosa che invece in inverno sinceramente non riuscirei a fare, io proprio non, per me è impensabile uscire e stare tutto il giorno fuori e con la pelle così, senza poter diciamo mettere qualcosa sul viso, quindi risposta sincera è d'inverno assolutamente no, non ce la farei. Se dovessi scegliere un solo prodotto di make up per truccarti, quale sarebbe? Questa è la terza domanda. Allora, io rilancio sempre facendo la divisione estate-inverno. D'inverno direi assolutamente il fondotinta, perché per quanto io ami mettere comunque in primo piano gli occhi, se dovessi scegliere un solo prodotto e poi uscire, direi il fondotinta, perché almeno potrei opacizzare bene il viso, uniformarlo e non sentirmi a disagio, e poi il resto non mi interesserebbe, mi sentirei già comunque tranquilla di mio avendo comunque la base fatta. Quindi direi il fondotinta per l'inverno, scusate. Per l'estate, se potessi, vi dico, esco tranquillamente anche senza trucco d'estate, con la scusa che non metto niente in viso perché ho la pelle già abbastanza pulita, magari metto solo della cipria, quella la devo sempre mettere perché ho le lucidità, metto magari il blush, cipria e blush li metto sempre sul viso d'estate per scolpire un po' il viso, ecco. Probabilmente forse direi il mascara allora d'estate, perché comunque non avendo il cruccio della pelle, come vi ho detto prima, mi piace mettere in risalto gli occhi, quindi sicuramente almeno il mascara, perché io ho delle ciglia che non sono tanto belline, nel senso che sono un po' in giù, non sono molto incurvate, quindi il mio occhio non è particolarmente definito. Se vedete, invece, mettendo il mascara lo sguardo mi si apre tantissimo, e quindi direi come trucco da poter utilizzare solo in estate, se dovessi sceglierne uno, direi assolutamente mascara. La quarta domanda chiede di definire la femminilità in una parola. Allora, ci ho pensato un po' vedendo anche qualche video tag, sono state dette tante risposte. Io, se penso a femminilità, la prima cosa che io proprio per associazione di idee mi viene in mente sensualità, perché io credo che comunque noi femmine siamo geneticamente nate per essere sensuali, nel senso sensuali non con accezione assolutamente non volgare, non è tanto il mondo del volgare, dell'erotico, quello è tutt'altra cosa. Sensualità è proprio, secondo me, qualcosa che è insito nel nostro DNA, nel nostro essere femmine. È una cosa che possiamo trasmettere anche agli altri, anche essendo semplicemente struccate, in tuta, quant'altro. Cioè, se una persona si sente bene con se stessa, è conscia della propria femminilità, si sente proprio bene nel suo corpo, può trasmettere, secondo me, sensualità tranquillamente essendo appunto in tuta, in pigiama e quant'altro. Quindi io l'associo proprio la sensualità a qualcosa, a un modo di sentirsi più che a un'accezione materiale di quello che si ha addosso. È proprio, secondo me, uno stato mentale, uno stato fisico. Per finire, il tag recita: puoi usare 3 prodotti per chiudere il video in bellezza. Allora, diciamo che io non ve li farò vedere, perché vi faccio sempre vedere un sacco di cose, per una volta in un video non vi farò vedere nulla, non vi farò una testa così facendovi vedere mille cose. Io direi, io l'ho interpretata questa, perché diciamo che io per chiudere il video tag vorrei dire, secondo me, i 3 prodotti must, proprio per una femminilità che sia naturale ma comunque leggermente accentuata, perché per me, come vi ho detto, comunque la femminilità per me è comunque qualcosa che io sento, ma che comunque a me piace valorizzare, perché comunque per me il make up è un valorizzarmi, non è assolutamente una maschera, non è un modo per coprirmi, perché spesso si sentono cose così che secondo me non hanno proprio senso. Per me il make up è un modo per valorizzare i miei punti forti, per sentirmi appunto ancora più sicura di me stessa, ma no che io non mi sento, se io sono senza trucco non mi sento né più debole né quant'altro, assolutamente non è per me uno scudo il make up, per me è un valorizzare. I 3 prodotti che secondo me una donna dovrebbe avere o comunque utilizzare, e non dico per forza tutti i giorni sempre, ma avere nel suo beauty e ciclicamente utilizzare. Io trovo che il mascara sia assolutamente la cosa principale, perché non tutte hanno la fortuna di avere delle belle ciglia, ma secondo me il mascara è proprio il punto forte per dare proprio definizione e intensità allo sguardo.
Io direi quindi un elemento per una buona base, quindi chi ha problemi come me, fondotinta, chi ha una bella pelle, magari una crema colorata, comunque un qualcosa che comunque uniformi tutto l'incarnato, quindi mascara, un prodotto per uniformare il viso e per finire io direi un prodotto per le labbra. Io sapete che non sono una grande amante dei rossetti, quindi io vado sui gloss colorati, però appunto tanti di voi amano rossetti, quindi direi anche un rossetto per chiudere comunque in bellezza il trucco, avendo fatto base, occhi e labbra, proprio per avere diciamo un make up uniforme e non dare troppo risalto magari a una parte del viso e troppo poco ad un'altra, per secondo me per avere un make up fresco, leggero, ma che comunque dia risalto a tutti i punti del viso, insomma. Quindi io diciamo che la vedo così. E spero, questo video tag lo so un po' insolito, ma mi andava veramente di condividerlo con voi. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!